Beh, l'ho scelto perché, innanzitutto perché è un libro di storia e io forse amo più la storia che la letteratura. E questo è straordinario perché è un libro di straordinaria letteratura, che è anche un libro di storia. Racconta, ma racconta attraverso i fatti quotidiani, i sentimenti di tutti i giorni, quasi la storia di una famiglia che sembra quasi immobile e invece viene fuori mezzo secolo di storia. E questo è quello che me lo ha fatto amare moltissimo. Certamente quella in cui lui legge Schopenhauer e dice questa frase molto bella che è il mondo come volontà e rappresentazione, perché è la prima volta che lui si libera, che Thomas Buddenbrook, il protagonista del libro, si libera della schiavitù di non doversi vergognare del fatto che non è contento della sua vita, che non è contento del contesto, della morale, dell'obbligo, di avere un contegno, dell'obbligo di dover pensare che le fortune dell'impresa sono quel che conta nella vita. E ha sempre vissuto questo come in qualche modo qualcosa che non era contegnoso. E quando legge quel libro finalmente si libera di questo e per questo è contento. Ed è stato Strumpelpeter. Strumpelpeter, di cui ho conservato sempre questo libro, in cui c'era questa bellissima copertina, Strumpelpeter con tutti quanti i capelli, tutte le unghie lunghe, ed era molto terrificante perché quello che accadeva a Strumpelpeter per appunto non tagliarsi i capelli, non tagliarsi le unghie, era terribile. Poi io sono passata ad altro, naturalmente, ma posso dire che ho cominciato con Thomas Mann, perché ho cominciato attraverso anche lì la storia. E la prima cosa di Thomas Mann che io ho letto è il meraviglioso discorso ai tedeschi fatto nel 1945, immediatamente dopo la guerra, fatto da Washington. E quello è un testo, credo, fondamentale tuttora per capire la Germania e quello che lui dice. Quindi quello poi mi ha fatto venire voglia di scoprire la letteratura tedesca. Se consideriamo gli austriaci, beh, allora sì, anche Musil, certamente Musil, e poi gli altri sono stati Günter Grass, sono stati Böll, sono stati questi autori, direi. Beh, però poi adesso mi scordavo uno che invece mi è stato molto caro e che era stato Bertolt Brecht, questo sì, anche perché la sua figura storica di nuovo mi piaceva molto. E poi perché Bertolt Brecht racconta una storia che è diventata per me e per molti di quelli che hanno fatto il mio stesso percorso politico una frase, è una cosa celebre, ed è il Sarto di Ulm. Il Sarto di Ulm è la storia del sarto che dice sempre l'uomo può volare, l'uomo può volare, finché il vescovo principe di Ulm si secca e dice: vabbè, ma se sei così sicuro che l'uomo può volare, vai e prova. E il sarto va sul campanile, si butta, naturalmente si sfracella il suolo. E però Bertolt Brecht poi si chiede chi aveva ragione, il sarto o il vescovo? Aveva ragione il sarto perché alla fine l'uomo ha volato. E allora per tutte le battaglie politiche che uno perde, pensa sempre al Sarto di Ulm e dice: ma dopo, alla fine ce la faremo. Ma direi che sono poche perché i tedeschi sono romantici, gli italiani, sebbene si dica che sono romantici, non è vero affatto che lo sono. Il romanticismo è una storia assolutamente tedesca e quella italiana è un'altra cosa. Torno di nuovo a Thomas Mann che dice che il romanticismo tedesco è stato gotico, dice, e quindi anche con un aspetto, come dire, cupo e triste e anche demoniaco in qualche modo, insomma, gotico, la parola gotico riassume bene tutto quanto.
Invece il romanticismo italiano è stato strappalacrime, sentimentale, è quasi il peggio della letteratura italiana, quella romantica.